Dobrý deň, draghi studenti. Kak di là? Come ben sapete la scuola è chiusa, ma questo non ci impedisce di aggiungere un piccolo tassello a quello che conosciamo già della lingua russa. E quindi oggi volevo presentarvi un nuovo argomento e in particolare come si formula in russo la domanda di chi è, di chi sono. Questo perché era mia intenzione proseguire le nostre lezioni trattando gli aggettivi possessivi. Ma prima di fare ciò è necessario appunto spiegarvi prima questo argomento. Allora, questo perché, come è scritto già come vi ho scritto anche in questo file Word, il pronome interrogativo di chi in russo si accorda in genere e numero con il sostantivo che indica la cosa posseduta. E quindi ci saranno quattro versioni del pronome di chi. Quindi, un pronome per i sostantivi maschili che si legge chei. Un pronome per i sostantivi femminili, chia. Notate che, fate attenzione, c'è un segno debole e quindi sareste portati a leggerlo chia, ma sapete che il segno debole rende dolce la consonante che lo precede e quindi leggiamo quasi come se fosse una i, chia. Come sempre, la lettera in grassetto è la vocale accentata. Poi abbiamo un pronome di chi che si usa per i sostantivi neutri, ciò. Qui l'accento, come sempre, non ve l'ho riportato perché sapete già che la io è sempre accentata. E un pronome di chi per i sostantivi plurali, ci, come se avesse due i. Facciamo degli esempi. Qui vi ho riportato dei sostantivi, uno per ogni genere più un sostantivo plurale. Li leggiamo insieme. Il primo, cimadan, valigia. Cimadan è di genere maschile. Quindi on. Se è di genere maschile, vuol dire che per porre la domanda di chi è questa valigia, io devo usare di chi al genere maschile, quindi ciei. E quindi la domanda sarà Chei eta cimadan. Di chi è questa valigia? Sapete già che in russo al presente non c'è il verbo essere e quindi la frase si traduce letteralmente come di chi questa valigia? Chei di chi eta questa cimadan. Anche se eta in questo caso è un dimostrativo invariabile. Andiamo avanti. Altro sostantivo, sumka. Sumka. Sumka vuol dire borsa, termina in a, quindi come sapete è femminile. Scusate. Quindi di chi dovrà il di chi che dovremmo inserire è quello, insomma, di genere femminile. Quindi la frase, la domanda sarà Chia eta sumka. Di chi questa borsa? Andiamo avanti. L'altra parola, di cui adesso vi inserisco anche l'accento, ma che conoscete già bene, è piva, birra. Quindi piva termina in o, quindi è un sostantivo neutro.
Di conseguenza, nella domanda dovremo inserire CIO, quindi CIO eta piva. Di chi questa birra? Di chi è questa birra? Ora, avendo visto tutti e tre i generi, come varia il sostantivo di chi in base al genere, facciamo un esempio su come varia il sostantivo in base al numero. Quindi, qui abbiamo la parola jeansy, jeansy, i jeans. È un sostantivo plurale perché, come vedete, termina per i, di conseguenza, per formulare la domanda, inseriremo CI, quindi CI eta jeansi. Di chi sono questi jeans? Allora, dopo questa breve spiegazione, vi ho proposto un esercizio che è appunto il seguente, in cui in base appunto al genere e al numero di questi sostantivi, dovrete inserire il giusto pronome interrogativo di chi. Quindi ciei per il maschile, cia per il femminile, cio per il neutro e ci per il plurale. Questo file io ve lo invierò in formato Word, via mail. Vi faccio questa registrazione soltanto per appunto fornirvi una spiegazione più dettagliata, della grammatica. So bene che non avete una tastiera cirillica e per ovviare a questo problema potete andare su Google. Digitare tastiera cirillico online come ho fatto io, cliccare sul primo risultato e qui praticamente vi apparirà una tastiera su cui ad esempio noi potrete digitare, fare copia e incolla e insomma ricopiarlo e incollarlo sul file Word che vi ho mandato. So che è un po' macchinoso, ma purtroppo bisogna fare qualche sacrificio. Poi, se vi va, dato che mi avete detto che appunto siete disponibili, potete mandarmi questo esercizio via mail, così io ve lo correggo e poi magari vi propongo altre attività. Vi saluto, pacà, alla prossima!